veramente siamo rimasti tutti sorpresi per questo risultato. E infatti anche a fine partita eravamo un po' increduli e ieri a mente più tranquilla abbiamo parlato e siamo stati un po' polli perché una squadra come la nostra non può passare dal 2-0 a in giro di un quarto d'ora a prendere 4 gol. Però il calcio è anche questo. Personalmente è la prima volta che mi succede da quando gioco, però ho conosciuto anche questo lato qui e è stata una bella batosta in un quarto d'ora a prendere 4 gol. No, sicuramente dà fastidio perché dà fastidio, a nessuno piace prendere 4 gol, tra l'altro per come eravamo partiti. Però è inutile che stiamo a piangerci addosso perché non serve a niente e sabato c'è già pronta un'altra battaglia e dobbiamo cercare di fare una grande partita per dimenticarci del tutto di sabato scorso. No, sto bene perché comunque partita dopo partita la condizione deve per forza migliorare e sono contento di come stanno andando le cose. Se mi schiera perché ritiene che la condizione è positiva. Sono due realtà completamente differenti e comunque l'impatto è stato ottimo, positivo. Come ho detto nelle prime interviste, c'è un ambiente familiare, quindi mi ha aiutato parecchio a inserirmi velocemente. E c'è anche un gruppo di bravi ragazzi che mi hanno subito fatto sentire a casa. E quindi questo ha facilitato l'inserimento. No, il patto col campionato non lo scopro io, sappiamo che il campionato di Serie B è un campionato difficile dove c'è molto equilibrio e dove ci sono tanti ragazzi che corrono e sono stato anche fortunato a venire in una squadra dove le cose girano bene. No, ma sia quando si vince sia quando si perde c'è sempre da imparare, perché ogni prestazione, ogni partita lascia sempre qualcosa. Sicuramente dopo quella di sabato dobbiamo migliorare un po' nella gestione della partita, in alcune situazioni leggere meglio la partita, perché non sempre si può andare a 1000 all'ora. Quindi magari gestire anche un po' di più il pallone, essere più furbi, fare dei falli in più, leggere meglio la partita. No, forse magari dopo il 2-0 nella nostra mente ci siamo rilassati e l'abbiamo pagato caro, quindi questa può anche essere una spiegazione. E poi dipende anche da tante cose, magari se il primo gol che abbiamo preso da 40 metri e poi se entrare dentro finiva fuori sarebbe stata un'altra partita. Comunque con il secondo mai non si va da nessuna parte. I fatti dicono che abbiamo preso 4 gol e adesso dobbiamo subito voltare pagina. No, sicuramente è stato anche questo perché ci ha piegato un po' le gambe, ma poi subito dopo abbiamo preso il secondo e proprio lì siamo andati in panico perché ci ritrovavamo col 2-0 in tasca, tranquilli, sereni, e sicuramente ha influito parecchio. No, il problema è che non mi sembra che qui la gente parlava di salvezza. No, dico, ne parlavate voi. Ma noi infatti è giusto che continuiamo, cioè è giusto che sia così, nel senso che l'obiettivo nostro è la salvezza ed è stata raggiunta. Poi quello che viene dopo in più è tutto di guadagnato. Forse magari la gente magari pensava già alla Serie A ed è una cosa sbagliata. Io due o tre settimane fa ho detto la cosa fondamentale è avere equilibrio. Perché non è neanche giusto che dopo una vittoria si è dei fenomeni, non è neanche giusto che dopo una sconfitta si è dei brocchi. Quindi la squadra è stata costruita per la salvezza, è stata raggiunta, adesso siamo lì, il ferro è caldo e noi siamo dell'idea che va battuto il più possibile. Infatti noi abbiamo preso il gol su tutte le ripartenze, che eravamo a saltare su calcio d'angolo, abbiamo preso i gol. Quindi non sono d'accordo con lei assolutamente. Noi siamo scesi in campo per portare a casa i 3 punti e si è visto che dopo 20 minuti eravamo 2-0. Assolutamente noi non entriamo mai in campo entriamo sempre concentrati perché vogliamo sempre fare bella figura, ma così vale per tutto il resto delle partite che mancheranno. Quindi il problema è che adesso poi vengono fuori questi problemi perché si sono presi 4 gol e quindi si pensa che magari siamo entrati rilassati, siamo entrati non concentrati, non è questo.
Carpi è una squadra forte perché hanno speso tantissimi soldi nel mercato di gennaio, quindi hanno giocatori di valore. E sarà una partita difficile, ma come tutte, non c'è più, oramai nel calcio di oggi partite facili non ce ne sono più. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada e fare quello che abbiamo sempre fatto. E ovviamente non ripetendo gli errori di sabato. No, non è così, perché ogni partita ha una sua storia, una partita... E poi ci sono di mezzo gli episodi, ci sono di mezzo tante cose. Abbiamo visto a Cesena che c'era un gol irregolare per loro, gliel'hanno dato. Quindi a quest'ora se avevamo quei due punti in più parlavamo di un'altra cosa. Quindi sappiamo di affrontare un'altra partita difficile e speriamo. Ovviamente, come dice il mister sempre, noi andiamo sempre, siccome non abbiamo niente da perdere, andiamo sempre in campo per cercare di portare via i tre punti. Quindi magari forse anche per questo motivo magari a volte ci si sbilancia un po' di più, perché comunque non dobbiamo prenderci il pareggio o non dobbiamo difenderci per il pareggio. Quindi magari a volte per questo motivo qua che si rischia, capita che si prendano questi contropiedi. No, abbiamo analizzato la partita, abbiamo parlato degli errori fatti e quello da cui ripartire. Era iniziata la settimana, dobbiamo cercare di eliminare al più presto, eliminare dalla testa i brutti pensieri che abbiamo avuto in quel quarto d'ora e ripartire. Sabato c'è un'altra partita e che sarà sicuramente difficile, dunque bisogna preparare la prossima. La tua sostituzione di sabato? Una scelta tecnica, l'allenatore ha ritenuto di dover cambiare qualcosa, ha cambiato modulo, ha inserito un altro giocatore, basta. Ma guarda, se sono sceso in campo perché stavo bene, il mister ha ritenuto che stessi bene e mi sembra sicuramente ho fatto errori. No, onestamente, no, mi sentivo abbastanza bene, anche perché siamo partiti forte tutti e i primi 20 minuti sicuramente andavamo il doppio degli altri, poi come si è dimostrato, la testa nel calcio è un ruolo fondamentale e quando le gambe non sono assistite dalla testa si va in difficoltà. Il fatto che non fosse mai successo magari non ci ha, meno male, ne parliamo, non avevamo un appiglio da cui ripartire, nel senso che quando succede una cosa e l'hai già vissuta sai quello che devi fare in quel momento lì. A noi non era mai successo e per fortuna, ripeto, e sicuramente dopo 25 minuti 2-0 e in 2 minuti 6-2, un pelino in testa qualcosa ti passa, dunque è stato un calo mentale generale, ma un calo mentale nel senso che tu hai l'esempio della Juventus che ha preso anche lei 4 gol dalla Fiorentina. Quando era? Hai visto l'Inter ieri sera, 2-0, padrone della partita, per due ingenuità vai a pareggiare la partita, poi vai a dire che fisicamente non stanno bene, vai a dire che l'hanno presa sotto gamba, vai a dire, sai, poi ognuno la interpreta un po' come vuole. La verità è che è brutto perdere così. Sabato abbiamo la fortuna di rifarci e abbiamo voglia soprattutto di rifarci. Beh, loro sono una buona squadra, noi non siamo più però quelli dell'andata, siamo cambiati, siamo più mentalmente più pronti. Loro a gennaio hanno fatto investimenti importanti, hanno fatto investimenti indirizzati nell'obiettivo che secondo me per loro era il salto di categoria, perché chiaramente con le spese che hanno fatto avevano un obiettivo chiaro, secondo me. Si sono ritrovati lì e sicuramente avranno voglia di far bene, soprattutto in casa dove magari hanno più difficoltà, però di fronte ci siamo noi che siamo incazzati. Non si può dire, ma lo dico.
diverso, sai, allenatore, giocatori, uno davanti che ha sempre fatto la categoria, ha sempre fatto bene, è una partita diversa, è difficile e dovremo stare molto attenti perché sicuramente andremo incontro a delle difficoltà, ma questa settimana ci serve per prepararci al meglio. Guarda, in quell'occasione c'entro io, nel senso che ti spiego, calcio d'angolo per loro, per un motivo mi sono messo fuori area e il mio obiettivo era far fallo, ma non ci sono riuscito, è rimasto in piedi, perché se io avessi fallo l'azione non sarebbe ripartita così veloce. Però questo qui era duro e io ci ho provato e non sono riuscito a fare il fallo. Io ho messo la gamba qui ma non è andato giù. Ma noi lavoriamo molto sulle palle inattive e ultimamente avevamo anche fatto gol su questo tipo, anche perché le partite spesso si decidono su palla inattiva. Ti ripeto, riferito a domenica, l'errore è stato quello, ma l'idea era giusta la mia, solo che non sono riuscito a metterla in pratica, diciamo. Ma noi dobbiamo cercare di essere più spensierati possibile perché è la nostra forza. Tolto tutto quello che vuoi, i primi 20 minuti, bello giocare, divertente. Noi dobbiamo essere quelli, dobbiamo essere tranquilli, sereni, perché a noi piace stare lassù. Un obiettivo importante l'abbiamo raggiunto, però sai, l'appetito viene mangiato e da qui alla fine sai quanto è sopra, sotto. Se tu guardi la classifica è allucinante, nel senso che in 3 punti ci sono tutte le squadre, io non so, dunque capiterà magari che scendiamo, che diventiamo 11esimi, capiterà che siamo secondi, può capitare di tutto. L'importante è continuare con la nostra filosofia, la nostra mentalità. Domenica, sabato c'è il Carpi, noi andiamo là per vincere. La settimana dopo c'è Palermo e noi vogliamo vincere. Noi, il nostro obiettivo è sempre quello. È così che abbiamo ottenuto i risultati ed è così che dobbiamo continuare. Ogni partita ha la sua storia, nel senso, a me, per come sono io, le partite dove ci sono botte, schianti, calci, io le prendo, non sono capace a darle. A me piace giocare, a me piace il bel gioco, a me piace non un'esteta del calcio, però hai capito, è bello vedere una partita dove uno, tipo, con tutto quello che è successo, domenica è stata una... Sì, per uno sportivo che non tifa per nessuno è stata una bella partita. Io i primi 20 minuti mi sono divertito in campo. E quello per me mi dà goduria vincere così. A Latina mi dà goduria perché mi dà goduria, però finita la partita mi vado a disinfettare le tibie. Perché magari hai preso più calci che altro, però ci sono tante di queste partite qui e noi abbiamo imparato a convivere con questo, abbiamo imparato ad adattarci a tutto e questo è importante.